Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo le conchiglie di pasta sfoglia. Sono un dolce facile e veloce da preparare, con ingredienti semplici di cui tutti disponiamo in casa. Sono il dolce perfetto per le occasioni lampo, in cui vi serve qualcosa di facile e velocissimo da preparare per stupire i vostri cari. E vi assicuriamo che questa ricetta darà l'effetto wow. Riuscirete a dare sfogo anche alla vostra fantasia, in quanto la crema e la frutta sono completamente personalizzabili. Iniziamo! Iniziamo la ricetta prendendo un panetto di pasta sfoglia fatta in casa, freddo dal frigo, e lo posizioniamo sul piano da lavoro infarinato. Chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione. E lo stendiamo con un mattarello finché raggiungerà 80 cm di lunghezza per 22 cm di larghezza. Tagliamo la sfoglia a metà con un coltello. Prendiamo un tagliere e ci appoggiamo un foglio di carta forno sopra. Posizioniamo una metà di sfoglia sulla carta forno, copriamo con un altro foglio di carta forno, mettiamo l'altra metà di sfoglia e copriamo con l'ultimo foglio di carta forno. Mettiamo in freezer per 20-30 minuti. Riprendiamo una metà di sfoglia dal freezer e il resto lo rimettiamo in frigo fino al bisogno. Tagliamo a metà orizzontalmente con un coltello. Prendiamo una formina per tartellette dal diametro di 9 cm. Creiamo delle forme prestando attenzione a non imprimere la forma completa sulla pasta, ma lasciare 7 gobbe fuori d'essa. Ecco qua la nostra conchiglia pronta. Posizioniamo 6 conchiglie per teglia e le spennelliamo con latte intero. Cuociamo a forno statico preriscaldato 180 gradi per 20 minuti o fino alla doratura. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente. Facciamo lo stesso procedimento anche con l'altra striscia di pasta sfoglia. Nel frattempo, versiamo in una ciotola 500 ml di panna da montare zuccherata fredda dal frigo e mettiamo i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon. Montiamo finché sarà ben ferma. Siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, quindi prendiamo una conchiglia e la tagliamo a metà orizzontalmente. Riempiamo l'interno di panna montata, facendo dei movimenti concentrici con la sac à poche. Concludiamo mettendo un alkekenji al centro per ricordare la perla colorata che nascondono le ostriche. Appoggiamo con delicatezza la parte superiore e voilà! Continuiamo così con le restanti. Consigliamo anche di variare la frutta messa come perla. Per esempio, noi abbiamo scelto anche i lamponi. Al posto della panna potete aggiungere qualsiasi altra crema a vostra scelta. Per Ammirate che piccole meraviglie siamo riusciti a creare con così pochi ingredienti. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo insieme queste deliziose conchiglie di pasta sfoglia. Sentite che croccantezza! Cosa posso dirvi? Sono davvero spettacolari. Sono leggerissimi, friabili. La pasta sfoglia è talmente sottile e leggera che si scioglie in bocca. Inoltre, la panna a sua volta è molto vellutata. Infine, l'alkekenji completa il tutto, donando un tocco di freschezza davvero piacevole e inimitabile. Insomma, sono stratosferici, assolutamente da provare. Ok, amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace.
Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.